Il 2010 ha segnato un nuovo inizio, l'anno in cui è venuta una svolta epocale per il mondo delle serie TV. Questa rivoluzione televisiva però non ha avuto un percorso tutto in salita. Difatti quell'anno segna la fine di serie come Lost, Scrubs e Heroes, vere e proprie colonne portanti di quel periodo, e l'inizio di nuove come Flash Forward, intenta ripescare tutti i fan di Lost, falliscono miseramente. Siamo di fronte ad una profonda crisi creativa o all'inizio di una nuova era? Proprio quando sembrava che le cose potessero andare male, arrivarono nuove serie TV che conquistarono da subito il cuore dei telespettatori. E proprio come quelle citate poco prima, queste nuove serie sono diventate i nuovi pilastri di questo decennio. Siamo nella generazione della mafia, dei supereroi e della tecnologia, passando per gli zombie fino ad arrivare alla politica. Ecco perciò 10 serie TV che hanno segnato questi anni. Questi anni. No, dai, questi anni non si può sentire. Per una volta in vita mia che ero riuscito a scrivere qualcosa di sensato. Epoca. 10 serie TV che hanno segnato quest'epoca. Suona meglio. Se si parla di rivoluzione, non si può che iniziare citando Game of Thrones. Crudo, senza alcuna censura, un nuovo modo di interpretare e mostrare una serie TV, ultra appassionante e ricca di colpi di scena. Per gli amanti del mistero e del conflitto, questa è la serie perfetta. Personaggi di tutti i tipi e per tutti i gusti. E continuiamo con The Walking Dead. Ci tengo a precisare che questa non è una classifica, ma una lista in ordine sparso. Probabilmente questo nuovo modo di vedere gli zombie e concentrarsi su come sopravvivere, mostrando i valori come amicizia e famiglia, rendono la serie particolarmente emozionante. C'è inoltre un ampio spazio regalato all'introspezione e alla psicologia a più livelli. Insomma, un vero e proprio capolavoro. Gomorra. Gomorra è l'orgoglio seriale italiano, che è riuscita a farsi ad apprezzare anche oltre confine. Tratta un argomento molto delicato e lo fa in maniera sublime, senza sgarri, e lo fa con un realismo mai visto. American Horror Story, ovvero il nuovo modo di vedere l'horror. Caratteristico è il modo in cui è strutturata la serie. Ogni stagione possiede un'ambientazione e una trama a sé, ognuna diversa dall'altra quindi, è ciò che rende la serie molto più interessante. Tra personaggi folli, paurosi e provocanti, questa è la serie horror per eccellenza. House of Cards, grandissima serie politica, e a renderla così spettacolare è proprio la genialità con cui è costruita. Ad arricchire il tutto poi è la magistrale interpretazione di Kevin Spacey nei panni di Frank Underwood, personaggio che riuscirà sicuramente ad entrare nei vostri cuori. Mr. Robot. Parlare di tecnologia non è mai facile, ma il particolare carattere del protagonista è riuscito a far appassionare molti telespettatori, particolare nel senso di sociopatico. Un hacker, non proprio sano di mente, che vuole rivoluzionare il mondo. Il suo pensiero rispecchia, molto probabilmente, quello di molti, ed è forse proprio per questo che la prima stagione ha ottenuto tutto questo successo, soprattutto in America. Black Mirror. Questa serie è letteralmente il lato oscuro della tecnologia. In ogni episodio personaggi diversi e storie diverse, ma tutte basate sull'abuso della tecnologia e su come essa ci stia togliendo la nostra umanità. Serie veramente ben fatta e che al termine di ogni episodio ti sciocca talmente tanto che rimani a fissare lo schermo tipo per 10 minuti buoni. Sherlock. Parlare dell'investigatore più famoso del mondo non è mai facile, ma riproporlo in epoca moderna è stato davvero un colpo di genio. È interessante anche il modello in cui è stata sviluppata la serie TV. Pochi episodi, ma di lunga durata, capaci di appassionare gran parte del pubblico. Arrow. L'arciere incappucciato ha fatto da apripista al mondo dei supereroi nelle serie TV. Dopo di lui infatti sono nati Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Ma non è tardata la risposta della Marvel a questi grandi successi targati DC Comics, che in accordo con Netflix ci ha regalato i Defenders, ovvero Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ed Iron Fist. Shameless. Una moglie che fugge via, un marito alcolizzato e 6 figli. Gli ingredienti perfetti per rendere divertente ed appassionante una serie TV che sa svagare alla grande, trattando inoltre in maniera vera e cruda tanti delicati temi sociali. È una famiglia fuori dal comune, ma a cui siamo molto affezionati.
Ragazzi, queste erano le 10 serie TV che hanno segnato questa nuova epoca, decennio, questi anni, chiamiamoli come vogliamo. E io vorrei ringraziare Julie Hall perché parte del discorso iniziale è scritto grazie a degli appunti che mi ha passato lei, quindi grazie Giulia. Anche per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale di All of Series se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video, io vi lascio un grandissimo saluto da me. Chi sono io? Io sono All of Series.